Buonasera a tutti e siamo qui questa sera nella biblioteca Vito la Terza di Palagiano. È un piacevolissimo ritorno dopo la presentazione del suo primo romanzo, il suo romanzo d'esordio per Cuco, e questa sera è con noi di nuovo Marcello Introna, però in occasione del nuovo romanzo, sempre edito da Mondadori, con Castigo di Dio. Castigo di Dio è una sorta di continuo, cioè è in continuo con Per Cuco. Dal punto di vista non strettamente narrativo, ma quanto in merito, diciamo, all'evocazione dei posti, delle atmosfere, è un romanzo simile, se vogliamo, più documentato storicamente, perché Per Cuco è la vita di una persona, Castigo di Dio è la vita di una comunità. Il protagonista in realtà non è un personaggio fisico, ma un palazzo, che chiamavano La Socia, a Bari. È stato il primo esperimento di casa popolare, fallito, a quanto pare. Ti chiedevo, rispetto, questo come dicevi tu, il primo, comunque era un romanzo che parlava di un fatto, alla fine, di cronaca privata, questa volta invece ci siamo un po' più allargati su un romanzo comunque storico, comunque come dici tu, un sottofondo che comunque ha della storia, perché appunto riguarda un periodo ben preciso della storia di Bari. Sì, in realtà io personalmente non ho particolare simpatia per le definizioni strette in letteratura, nel senso che il mio è sicuramente un romanzo che ha un sottofondo storico, però sai, anche il mio scrittore preferito, tra gli altri, Fante, che non è considerato uno scrittore di romanzi storici, però se tu leggi i libri di Fante capisci quali erano le difficoltà di integrazione degli italiani in America, che sono più o meno le stesse, subivano lo stesso razzismo che subiscono oggi molte etnie in Italia, specie dopo l'avvento di questo governo particolare. Ma tutto è ciclico nella storia. Sì, Per Cuco è una storia di un nucleo familiare. Il Castigo di Dio, appunto, è la storia di un periodo storico di una comunità che è stata al centro dell'attenzione internazionale, perché Bari e la Puglia all'epoca avevano un'importanza molto consistente a livello strategico per la posizione geografica della Puglia. Durante la Seconda Guerra Mondiale qui sono venuti a darsi alla pazza gioia inglesi, americani, perché il paradosso è che noi non abbiamo avuto problemi con i tedeschi. Qua i tedeschi hanno fatto i bravi. Quello che è giusto è giusto. Noi i problemi li abbiamo avuti con gli inglesi e americani. Sì, infatti, poi non svegliamo perché comunque lo diremo durante la presentazione. Sì. Va bene, io ringrazio Marcello per essere qui. Quanto c'è di personale nel tuo libro? Ma in questo poco, nel senso che ovviamente in alcuni personaggi ci sono spalmati alcuni dei miei vezzi personali, ma parlo appunto di vezzi, c'era più una visione personale in Per Cuco piuttosto che in Castigo di Dio, perché Castigo di Dio è un romanzo che a me ha preso 4 anni di lavoro e ci sono moltissimi personaggi e, no, sì, qualcosa nel personaggio di Rimmato c'è di me, diciamo, questo ve la dice lunga sulla considerazione che ho di me stesso. Bari, città casuale oppure la scelta è mirata? No, vabbè, io sono barese, sono un hooligan della mia città, sono visceralmente attaccato alla mia città, ai suoi pregi, ai suoi difetti, a quella squadra di calcio di malannati che ci abbiamo. E c'è De Laurentiis, no? Adesso speriamo, ma come si suol dire, in qualsiasi categoria, cioè, l'unica squadra che mi fa battere il cuore è quella, ed è l'unica città che mi fa battere il cuore, nel senso che io quando sono lontano dalla Puglia in genere, per più di una settimana incomincio veramente a patire un malessere fisico. Quando ritorno poi bacio a terra pure la zona industriale, perché mi basta mettere piede anche all'aeroporto o in stazione per sentirmi meglio. Questo fa di me un provinciale, ma non me ne può fregare di meno, lo dico con grande orgoglio. Poi moltissimi scrittori, senza fare paragoni blasfemi, hanno cantato le odi della loro terra. Non vedo perché non possiamo farlo noi pugliesi. Peraltro la Puglia va così tanto di moda in questo momento. Buonasera a tutti e scusate per l'attesa. Stasera siamo qui per presentare il nuovo romanzo di Marcello Introna, Castigo di Dio. Io passo subito la parola, o meglio, il primo intervento previsto per la serata.
sì, incuriosito come tutti i libri, però anche con un pizzico di interesse in più, proprio giornalistico, perché questo libro è come un lungo articolo di cronaca nera, con tanti editoriali e commenti che circondano, in cui costruirei una pagina ideale, intorno a questo titolo che è La Socia, che non è la Suburra Romana, non è Scampia, non sono le nostre case minime, le case bianche di Taranto, non è questo. E parafrasando un film a cui ha preso parte il nostro autore quando era ragazzo, è tutto il peggio che c'è, no? Cioè tutto il Rubini avrebbe scritto tutto il peggio che c'è, non tutto l'amore che c'è, che in quel libro si manifestava, credo, a Bruno Apolo o a Rudy Puglia, da quelle parti. Quindi è il peggio nel contesto peggiore possibile, cioè durante una dittatura, alla fine di una dittatura, dove i buoi scappano prima ancora che i cancelli vengano aperti, dove il peggio del peggio dell'uomo si manifesta anche quando sembra che il peggio sia passato. Lì dentro, in quello stabile, in quell'isolato, io mi immagino un grande isolato, un po' lo immagino come le case di Via Crispi a Taranto, ma nelle case di Via Crispi non è accaduto e non accade, per fortuna, ciò che viene raccontato con dovizia di particolari e con cruda ironia, perché c'è anche ironia in questo libro, è molto leggera la scrittura, e questo pone, è un merito dello scrittore, perché qui poteva sbizzarrirsi un giallista cruento e palpo di quelli, invece no, si avverte il puzzo della vita quotidiana cattiva, mortifera di questo ambiente, però è raccontato anche con spazi di ironia che denotano grande capacità di scrittura da parte di un cronista che è scrittore, quindi che è scrittore che diventa cronista a sua insaputa dopo 4 anni di lavoro, perché poi ho letto anche altro, ed è la Bari, che non è la squadra di calcio di cui non voglio parlare perché io sono della Taranto, e chiudiamo la parentesi, ci unisce il dolore in questo momento, ma andiamo avanti, ci hanno raggiunti scendendo nella Suburra del calcio, ecco, benvenuti. Però tornando seri, perché questo è un tema serio, lì in quello stabile si consuma la cattiveria, la supremazia della forza, l'assenza totale di rispetto per l'essere umano e al tempo stesso la volgarità di un potere che trova la sua apoteosi in una dittatura che, come tutte le dittature, come tutti i regimi, delegano poi ai viceré, agli Arpino, ai gerarchi federali, ai prefetti dell'epoca, un potere smisurato su un territorio che diventa incontrollabile addirittura agli occhi del dittatore stesso. Le lettere di Mussolini ai suoi gerarchi, nei suoi vani tentativi di arginare la corruzione, le corruttele della provincia, lo dimostrano, insomma, c'è una grande letteratura al riguardo. Chissà questo Arpino X quante lettere avrà avuto all'epoca, perché qui parliamo proprio del malaffare e dello schiacciamento quotidiano della dignità umana che assurge a cronaca grazie a un giornalista dell'epoca, alla curiosità giornalistica, così come fu per Coco, poi lì pagò addirittura col lavoro, il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, questa è storia, assurge a dire di cronaca, per fortuna tutto sarà abbattuto, ma evidentemente non demolito nella memoria, grazie a questo libro e anche ad altri che tu hai la correttezza di citare. Quindi introna una domanda. Mi meraviglio che nessuno prima di te abbia voluto affondare il dito in questa piaga urbanistica, sociale, nel cuore di Bari, a pochi passi dalla stazione. Tu perché hai deciso di farlo? Ti hanno raccontato? Cominciamo dalla domanda più banale, la spinta. Guarda, buonasera a tutti, anzitutto. In realtà c'è stato uno scrittore barese molto più considerato di me che voleva lavorare su questo soggetto e me lo ha detto quando è uscito il mio romanzo, ed è Gianrico Carofiglio, che insomma, è una persona che io conosco abbastanza bene. Mi ha detto: sai, io avevo deciso di lavorare sulla Socia. E gli ho detto: sai, cambia idea, non sai. Lui è poi un uomo molto disponibile di spirito, insomma, io lo chiamo Gianrico, tiene un sacro terrispi a te. Io ho scoperto dell'esistenza della Socia
che ignoravo completamente, pur essendo molto molto attaccato alla mia terra, facendo ricerche sul mio primo romanzo, su Percoco. Franco Percoco abitava a meno di 100 metri da dove era questo palazzo immenso, perché era veramente immenso. E avendo, diciamo, un gusto particolare per le cose della vita, riteneva questo posto affascinante, cioè l'aura malefica che circondava questo palazzo fatta di dicerie, di suoni, anche odori, lo affascinava. Mettici anche che era un posto nel quale era possibile andare a consumare, c'era una prostituzione molto a buon mercato, all'epoca erano aperte le case, insomma, di tolleranza, nella socia era possibile pagare ancora meno. Era un discount della prostituzione. Era un discount, perfetto, della prostituzione. Ovviamente da barese, conoscendo le regole del posto, se ti comportavi bene ne venivi fuori. Il problema era, diciamo, per i non baresi. E poi durante la Seconda Guerra Mondiale, casualmente, là si è concentrato un tipo di malavita molto particolare. Io quindi, per rispondere in maniera secca alla tua domanda, ho scoperto dell'esistenza di questo posto per tramite dei gusti personali di Franco Percoco. Poi mi sono informato, ma è stato complicato, perché c'è stato una sorta di meccanismo proprio di rimozione dalla memoria storica della città, però Bari ha questo vezzo di far finta che le cose non siano successe, e non è la cosa più corretta da fare. Nella socia era possibile comprare i bambini, se volevi, c'era tutto un piano dedicato ai pedofili. Oggi, se vuoi comprare un bambino a Bari, vai fuori dallo stadio. Sotto il San Nicola c'è la prostituzione di bambini di 4-5 anni, cioè sì, all'epoca magari erano baresi. Oggi sono di un'altra etnia, ma non mi pare che sia una differenza significativa, quindi non è cambiato molto. All'epoca c'era la socia, oggi gli hanno fatto un quartiere ad hoc che si chiama Enziteto, che è un posto terrificante, dove è chiaro che i più volenterosi scendono di casa e si fanno nelle vene, cioè, perché che cosa vuoi fare? Sono palazzoni tipo Scampia in mezzo al nulla, a 15 km da Bari, in mezzo alla campagna, e non risolvi il problema facendogli un campo di pallone. Il problema lo risolvi non pensando di poter prendere sta gente e mandarla tutta là, come hanno fatto gli inglesi con l'Australia 500 anni fa, però. Cioè, non impariamo mai, quantomeno noi a Bari. E il meccanismo di corruttela che è evidenziato nel romanzo è attuale, attualissimo. Io questo lo chiamo prefetto, non era prefetto, non si chiamava Nicola Arpino, c'aveva un altro nome che adesso purtroppo non ricordo, e un'altra mansione che pure non ricordo, ma perché non voglio essere denunciato. Gli eredi di questo galantuomo vivono ancora nei palazzi che questo criminale ha espropriato, e ci vivono tranquillamente, hanno anche un'arietta di superiorità insopportabile. Quindi nessuno gli ha toccato un capello, per quello io dico che l'indole degli italiani è quella di avere uno che li frusta e gli dice quello che devono fare. Poi lo puoi chiamare Mussolini, lo puoi chiamare Giovanni, Peppino, Salvini, Stalin, questi sono tutti uguali, non è che cambia niente. C'hanno il citrato effervescente in testa e pace, però chi poi si piega e diventa detto. Se questi ci hanno citrato, immagina che ci hanno in testa gli adepti. Sì, qui stiamo parlando di uno stabile che fu creato, fu fatto costruire, inaugurato da Re Umberto alla fine dell'Ottocento, perché muoveva, come scrive Cataldo, da nobili intenzioni, poi lastricate però da materiale che porta verso l'inferno, no? De Cataldo scrive così in quella recensione che hai postato su Facebook. È un palazzo che avrebbe dovuto, anzi, ospitò all'inizio, quindi alla fine dell'Ottocento, a cavallo con il Novecento, ospitò, quindi in pieno stato liberale italiano, posto risorgimentale, quindi una sorta di boom, tra virgolette, boom economico, diciamo, tra virgolette, all'inizio del Novecento, relativo, ospitava la società cooperativa dei Facchini, che era una nobile categoria di lavoratori di trasporto a mano di qualsiasi merce, addirittura come una sorta di trasporto di dopo lavoro ferroviario, ante litteram, era per i Facchini. I primi a acquistare le case erano Facchini, quindi lavoratori armati di nobili intenzioni, cioè lavoratori che pagavano
tanto di premio, tanto di fitto, e poi però alcuni di questi cominciarono a vendere gli appartamenti e si deteriorò l'ambiente lentamente, a tal punto da essere tutto rilevato e occupato da quattro piani sostanziali, dove il vecchio che racconta al cronista, introduce il cronista in questo stabile, nell'atmosfera di questo stabile, anzi prima fisicamente, poi questo stabile dice: primo piano le puttane, secondo il vizio, terzo il cammino, quarto Amaro che sarà un protagonista. Ora io, facendo questo mestiere, avendo scritto anch'io qualcosetto ogni tanto nella mia vita, ho un'idea della presentazione dei libri, ve lo dico subito, non si parla molto del libro, il libro si acquista, si legge, quindi ve lo consegniamo, però si parla del perché, del come e del cosa spinge un autore a scrivere. Il testo poi è così bello che sarebbe un peccato sciuparne l'attesa. Ci saranno delle letture che invece invoglieranno, come la bellissima che ci ha preceduto. Questo testo ci rivela uno spaccato urbanistico, insisto su questo termine, più che urbano, di una città tipica meridionale che ha vissuto e ha rimosso, ha voluto rimuovere una realtà. Molte città avevano e hanno ancora questi CEP, questi ZEN, chiamateli come volete, sono acronimi della disperazione e dell'emarginazione, dove la gente per bene si confonde con la gente per male, dove la gente, così come nella socia, nel libro è scritto che nella socia ci sono famiglie per bene, che però conoscono le regole. Anche a Scampia, dove c'è la droga ma non c'è il postribolo perverso minorile che viene denunciato in questo libro, di Scampia non si parla di prostituzione minorile, di Scampia si parla quando si parla di droga e di controllo del territorio. Io vivo a Taranto, in una zona che dal balcone esterno vede la borghesia tarantina che viene dalle Dor, dal balcone interno può osservare gli scambi di droga che ogni tanto vengono rilevati e rivelati dai blitz del quadrilatero giovane, Via Giusti, Via Temendi, Via Capocelato. Ecco, ci sono zone delle città dove si vedono particolari movimenti. Qui c'è la descrizione dettagliata di una disperazione che non so come i baresi oggi vogliono vivere, o se, secondo te, faccio un'altra domanda, potrà servire questo libro come monito, come presagio, no, come monito di una realtà che però si rinnova. Non c'era la wireless, ma c'erano i controllori dei piani, i capiposto e degli isolati. Non c'era la diretta, non c'era la digitale, non c'era la reflex, ma c'era l'osservazione comunque. Lì la polizia era ferma. Oggi questo a Bari può fare del bene, questo testo, secondo te? Ma Bari come nella città? Sai, quando faccio presentazioni fuori dalla Puglia, spesso mi chiedono: ma Bari come l'hanno presa sta cosa? Se dovessi riportarti i pareri di quelli dei miei conterranei, sono venuti tutti a dirmi: no, hai fatto bene perché è uno schifo. Cioè, nessuno vuole mai prendersi un minimo, un briciolo di responsabilità, anche perché la socia è stata battuta nel 65, quindi quelli che effettivamente se la ricordano sono persone, non dico anziani, ma comunque nemmeno più giovanissimi. A quanto hanno detto a me i miei conterranei, diciamo, sono entusiasti del fatto che sia stata riportata alla luce una storia che invece, una storia è un luogo che invece era stato rimosso dalla memoria collettiva, ma magari erano anche in buona fede quando me l'hanno detto. Ma la mia è una città che ha aspirazioni grandissime, però una mentalità così. È brutto da dire, cioè, ma purtroppo non bisogna negare l'evidenza. C'è stato anche chi poi rigorosamente, tramite profili fake che sparivano dopo 24 ore, mi ha scritto, diciamo, odi e odi di bestemmie, minacce, eccetera, ma se uno vuole, diciamo, farti del male non ti manda il bigliettino prima, ti spezzo a casa, ti spacca la casa. Almeno così funziona da noi, credo che a Taranto funzioni uguale, diciamo, non è che... Però la percezione del testo è stata una percezione, tutti rimanevano allibiti e tutti rivendicavano una certa distanza da questo genere di cose. Ma ripeto, non è cambiato
niente, e non è un discorso solo relativo a comprare i bambini, la prostituzione, eccetera. Cambiano le categorie dei perseguitati. All'epoca erano i veri perseguitati erano gli ignoranti, i poveri, quelli che non avevano mezzi. Oggi ci siamo evoluti, magari diciamo le speculazioni, le persecuzioni, abbiamo fatto un salto di qualità, si fanno sulla schiena di chi proprio non può rispondere. E quindi parliamo di extracomunitari, animali, io poi sono un veterinario, quindi non vedo in determinati canili dinamiche differenti da quelle che poi vigevano all'interno di questo palazzo, che si riducono alla fine nella imposizione della più umana delle leggi, che è la legge del più forte. Io ritengo che insomma, i miei conterranei abbiano subito, fra virgolette, con questo romanzo uno sganassone, che era anche per certi versi la mia intenzione. Poi io non ho mai fatto nulla per rendermi simpatico. Il prossimo libro, dopo i due che ho scritto, che sono diciamo, un'elencazione di miserie dell'animo umano, probabilmente per compensazione che scriverò la biografia apocrifa di Barbie. E anche Barbie ha qualcosa da farsi perdonare, poi ne parleremo in un altro convento. Perché Ken già sopportare Ken, diciamo, non è buono a favore delle donne. E per tutto quello che Barbie poi ha rappresentato, veramente ne potremmo parlare. No, io il terrore che di solito pervado, il terrore, la paura, è che per tutto questo poi passi come folklore, ed è bene denunciare e mettere a cronaca nera, come si diceva una volta, bello scrivere quello che è avvenuto era gravissimo, ed è bene dire che ci si deve vergognare di ciò che è accaduto sotto gli occhi di lui, perché a volte la prostituzione, certa manovalanza della mala quotidiana, e dalla vecchia Lore che vendeva le sigarette e si faceva arrestare, si faceva mettere incinta per non andare in galera, tutto questo in un certo sud ha sempre rischiato di passare come folklore, come risata, tutto liquidato con due battute, è una condivisione di fatti e una pacca sulla spalla. Ecco, questo no, perché qui non ci sono pacche sulla spalla, qui ci sono pacche di mazzate e donne che si rifiutavano di essere sodomizzate, uccise a botte a mani nude. Quindi qui non c'è folklore, qui c'è dolore e miseria che diventa violenza e morte, diventano violenza e morte. Io passerei alla seconda lettura, che dite? Bene, chi sei? Così ti presento. Sono Gianni, buonasera. Tutto era cupo in amaro. Il suo 1,90 m, troppo piccole le sue spalle, troppo grande il suo bacino. La testa aveva la forma di un carciofino sott'olio, larga sopra e affilata sotto, con occhi neri vicini tra loro, capelli foltissimi, scuri come le iridi, e un mento senza mento da cui partivano labbra perennemente serrate e smorfie di disgusto, che si aprivano solo per dire cattiverie, ruttare o fare entrambe le cose in contemporanea. Da sempre servo dei potenti, da sempre aguzzino dei disperati. Se intravedeva in qualcuno delle potenzialità, un qualsiasi talento, si scatenava e si chetava solo quando aveva disintegrato psicologicamente la vittima designata, costretta a strisciare come un serpente, ma senza quella bella pelle lucida, senza quell'armonia. Amaro era l'ossido che aggredisce il metallo, lo scorpione in attesa sotto la sabbia, la putrescina della carogna di un cane, era la guerra, il razzismo, l'opportunismo, il nazista che cavava denti d'oro ai deportati. Non provava affetto per nessuno. E l'idea che nessuno ne provasse per lui lo irritava ancora di più, perché lo leggeva come un gesto di mancata sottomissione. Era cattivo,
in un unico termine che meravigliosamente lo sintetizzava, era cattivo ed era nato così, un castigo di Dio. Con Lia, sua sorella più grande, il cui marito aveva contratto il tifo e si era trovata nella situazione di scegliere tra il prostituirsi e il chiedergli aiuto, aveva agito in coerenza con se stesso. Ti metto 20 lire a botta, per me il 70%. Se ti va bene rimani e ti trovo un buco al primo piano, altrimenti sparisci, che a me i tuoi problemi non interessano. Hai rubato la mia dote e ora il tuo aiuto sarebbe questo. Ti arriverà il conto per tutto. Non è un malaugurio, succederà. Nasciamo che siamo in pace con l'esistenza e dobbiamo essere in pace anche quando la morte verrà a prenderci. A te, fratello mio, arriverà il conto. Lia aveva girato i tacchi ed era tornata da dove era venuta, prostituendosi comunque per far fronte alla malattia del marito e all'appetito dei suoi due bambini, che nemmeno sapevano che il loro zietto era un re un po' diverso da quelli delle favole di Andersen. La donna aveva preferito tenere tutte le 20 lire per sé e aveva fatto bene. Lorenzo e Francesco giocavano con il pallone nell'androne, mentre la sentinella al civico 24 li guardava irritata e Amaro sfilava, incendiando anche la terra nera del pavimento. In mano aveva un mandato di comparizione del tribunale di Bari e chissà se almeno il giudice era stato in grado di scrivere il suo nome di battesimo quando aveva compilato quel documento.